Nunzia sta di casa in un bus e per lei quello è il corridoio. Per la signora Carmela, quando si affaccia al balcone del primo piano, diventa un teatro. Per Lino, che in quella vera non ci va più, è la scuola. Ciccio se lo deve fare tutto impennando malamente con l'SH preparato, se no non è lui. Per Sasena mazzata un frunto ogni volta che deve portare le casse d'acqua sopra dalla signora Fusco. Per Jenny, Luca, Ciro, Susi e Maria è o campo e pallone. Pure per la signora Maurilla è un campo e pallone, ma se si vuole fare una mezz'ora di sonno lo deve arracquare col secchio fino a quando il creatore non se ne va né casa all'ora. Lello sta sempre seduto all'angolo. Per lui è il mondo conosciuto. Per Don Antonio, che si è fatto vecchio, è una iastim. Soprattutto quando passa il ludic graziati Ciccio. Per Nelluccio facci peste è meglio che lei in mezzo non si fa vedere più. Per Enzo sono gli ultimi 100 metri prima di arrivare da Giusi. Mentre li fa si sente sempre il cuore che gli sbatte forte in petto. Lui dice che è per la salita. Per Titina, Mene e Antonietta è la veranda dove si prende il fresco d'estate. Per Marianna e Francesca è la passerella del sabato pomeriggio. Per Peppe, che mo si deve fare 3 anni, è stato l'ufficio. Lì è dove Alessandro ha imparato a parlare napoletano e dove Gaetano ha imparato l'italiano da Alessandro. Per molti è un senso unico a salire, che quando in estate verso le 3:30 ci va il sole diventa uno specchio dorato e non si vede più niente. È il vicolo. È per noi anche questo.